E sono le 9:30, io tra mezz'ora scendo giù in palestra e niente, stamattina vi ho fatto vedere quello che ho mangiato per colazione, ma vi giuro è molto molto semplice, cioè uno yogurt e una manciata e mezza di muesli. Il muesli non è propriamente indicato, nel senso che comunque è pieno di zucchero. Però diciamo che a me l'avena da sola di per sé non piace, il porridge non mi piace e quindi per forza di cose ho dovuto fare così. Altri cereali non ce l'avevo, quindi mi ci andava lo yogurt con i cereali e ho mangiato quello. Adesso ho portato i figli a scuola, sono tornata, ho fatto i letti e adesso vado in palestra, ho lezione alle 10 e volevo farvi vedere questo completino che mi è stato inviato da questa no, questa è una canotta che ho messo io perché è corto, il top è corto rispetto alla vita, mi lascia un pezzo di schiena e di pancia, ma proprio, cioè, stiamo parlando di 1,5 cm scoperto, ma sento freddo e quindi ho messo la canotta sotto. Sono freddolosa io. E niente, un'azienda mi ha mandato questo completino, l'ho scelto io con queste colorazioni, devo dire la verità. È un completino da palestra, da yoga, diciamo. Infatti l'azienda si chiama Lola Yoga. Vi lascio poi qui in sovrimpressione la loro pagina Instagram. E appunto questo è il completino che ho scelto io. È praticamente un completino con il top con le maniche lunghe, che ha praticamente il pollice che entra, così almeno non ci avete freddo, alle mani non vi entra il freddo, e i pantaloni appunto con una fascia alta, che a me piace tantissimo perché è una fascia fatta così, vedete? È altissima. E poi appunto scende giù come un semplice leggings. Però, a differenza di altri completi e di altri pantaloni da palestra che ho, questo è particolarmente caldo. Quindi, ottimo. Ottimo perché per l'inverno è una mano santa, perché comunque in palestra, non è caldissimo, soprattutto quando vai alle prime lezioni. E niente. Io ho scelto questi due colori perché era quello che l'abbinamento di colore che mi piaceva di più di tutti e perché fondamentalmente non ho un completo grigio e questo grigio fatto un po' così mi piace veramente veramente tanto. Il rosa poi è il mio colore preferito, quindi che ve lo dico a fare. Ho un po' azzardato perché comunque sono colorazioni che ingrassano. Diciamola chiaramente, però non è che è la colorazione che ingrassa, è che so io che comunque devo ancora perdere parecchi chili perché non sono propriamente in peso forma, però ci sto lavorando. E niente, ve lo volevo far vedere perché è veramente veramente carino, comodissimo, comodissimo e se vi interessa, appunto, vi lascio qui in sovrimpressione la loro pagina Instagram, così ci andate a dare un'occhiata. E niente, adesso io scappo, se no ci incischio. Lì sotto ho il mio tappetino che è pronto e andiamo a questa lezione. Allora, eccomi di ritorno. Mi sono infreddolita da morire perché praticamente, cioè, mentre facevamo lezione stavo benissimo. Questa non l'ho levata manco morta e quindi niente, sono stata praticamente tutto il tempo così e sono stata benissimo. Dopodiché, quando sono uscita c'era un vento atroce e sono morta. Infatti, sono congelata, cioè ho proprio i brividi del freddo. Ho acceso la stufa perché
Non posso fare. E anche poco poco abbasso, però cioè, la devo tenere. Mi sto facendo la tisana, sto scaldando l'acqua perché veramente c'ho freddo, c'ho veramente freddo. Quindi mo mi preparo la mia tisanina e poi mi metto a preparare il pranzo. Come tisana, ho ripreso a bere queste. Nel periodo estivo non le bevevo perché ovviamente erano al calde. Adesso invece che fa freddo mi piace perché mi scaldano subito. E questo è il gusto che mi piace particolarmente in questo periodo. È un gusto estivo. Non è un gusto autunnale, anche perché a me la cannella, queste cose qua non mi piacciono di sapori. Questo qui è di base al cocco e alla mela. Allora, vi dico che a me il cocco non piace, non mi piace niente. A me il cocco non mi piace particolarmente, però non si sente tantissimo, quindi mi piace molto soprattutto per questo. E niente, adesso preparo la mia tisanina. Che praticamente da qui a un'ora avrò bellamente finito e quindi pomeriggio ne dovrò fare un'altra. Poi pomeriggio ci sarà anche calcetto, quindi vedremo. Ok, ne è già su un odore, c'è un vento fortissimo. E niente, io adesso aspetto che fa l'infuso, è già giallina. Aspetto che si prepara l'infuso e poi niente, poi me lo bevo. Nel frattempo mi preparo il pranzo. Oggi per pranzo ho couscous che ho già pronto da l'altro giorno, calamaro e in teoria la bieta, ma a me la bieta non piace, sostituisco con un misto di verdure grigliate. E niente, veloce, al volo, papà. I figli. Pasta al pesto, pesto fatto da me ovviamente, non il pesto comprato perché mi sono rifiutata. E visto che comunque ho la possibilità di avere il bimbi, la voglia e il tempo di cucinare comunque ce l'ho, quindi mi adatto. Ah, devo rifare il pane. Allora, avete visto, ho fatto il pane quello ai cereali integrale l'altra volta. Buono, ma a gusto di mio marito, a me sinceramente no, a me è piaciuto tantissimo proprio per la consistenza. A gusto di mio marito era un po' troppo compatto. Allora devo rifarlo oggi e devo provare a farlo un po' meno compatto. Quindi vediamo un po' quello che ne esce anche di questo. E se no, se non, ovviamente se ho tempo dopo di farlo, perché se poi non ho tempo di prepararlo, pazienza, mangeremo l'evasa da finire, che se no poi si ammorbidiscono, diventano gomma e fanno schifo. E poi comunque ho ancora il pane di segale, quindi quello che ho comprato alla Coop. Ci facciamo andare bene anche quello. Niente. Comincio a preparare sto pranzo, dai, se no qui passa il tempo e arriva l'ora che devo riuscire per andare a prendere i figli a scuola. Il pranzo intanto
Si sta cuocendo. Qua, praticamente è tutto pronto, tranne che sto mandando un altro po' le verdure perché le voglio un po' più morbide, ancora non sono completamente morbide tutte. Adesso io mi bevo la mia tisanina. Mi bevo la mia tisanina, mi scaldo un po'. Tanto è mezzogiorno, ovviamente. Mi scaldo quei 20 minuti e poi riesco al freddo al gelo. Oddio, odio il vento, cioè veramente odio il vento. Intanto sto così perché mi arriva il calore della tisana. Non ci posso credere. So proprio una cosa esagerata. Mio marito me lo dice che io non ho il sangue perché non. Ma guarda che capelli. Dice che io non ho il sangue perché ho sempre freddo. Vabbè, ci vediamo dopo così vi faccio vedere bene tutto il pranzetto pronto. Per bene impiantato. Allora, ecco qua il pranzo. I calamari, il couscous e le verdure grigliate. Io voglio una birra. Loro invece pasta al pesto. Sì. Mi piace tanto la pasta al pesto. Sdentato, guarda, fa vedere. Noi siamo in tema Halloween, siamo sdentati e col dente torto. Lui, prima io. Lui, non tu. Di fuori c'è un vento. Porca miseria, vabbè. Infatti che Buon appena sono uscita da appetito! scuola Ciao, che ciao! Allora, buonasera. Siamo arrivati alle. Aspettate, ve lo dico. Alle 7 meno 5. Stavo pensando a come fare. A cosa fare per cena. Allora, ho un po' di verdure avanzate di pranzo, quindi utilizzerò quelle un pochine. Però sono veramente poche, quindi aggiungerò cucinando nella friggitrice d'aria, eccola qua, cucinerò altre verdure. Ho pensato di fare le melanzane, se no le zucchine. Invece di qua, dal mio amato Bimby, farò le uova alla Benedict, cioè farò solamente l'uovo cucinato come dovrebbe essere alla Benedict, che non vi so dire con precisione com'è, però dovrebbe venire così. Dovrebbe venire in questo modo. Non so se è un uovo morbido all'interno o se è un uovo bello tosto. Fatto sta che dobbiamo fare le uova a cena. Quindi io l'uovo al tegamino non lo voglio, l'abbiamo mangiato mi sa lunedì e quindi lo voglio fare in un altro modo, sfogliando qui il giornale del Bimby, che è questo qui di questo mese, che è il mese di ottobre. Ho letto uova alla Benedict, tempo di preparazione 10 minuti, tempo totale 30. Diciamo che il grosso è dato dalla salsa olandese che io ovviamente non farò, però diciamo che per cuocere le uova il TM6 che è il Bimby che ho io, c'ha proprio il cuociuova, quindi rimane molto più semplice, cioè tu metti dentro le uova, ci metti l'acqua, avvii e lui fa da solo il tempo necessario per fare l'uovo perfetto a cottura perfetta. Quindi mi risolvo in questo modo le uova, le verdure le faccio nella friggitrice d'aria e io stasera praticamente non tocco una padella. Anche perché ragazze, voi me vedete così bella arzilla, ma vi assicuro che io oggi pomeriggio, dopo aver fatto fare i compiti ai figli, mi sono messa un attimo nel letto con il cellulare a guardare dei video e mi sono addormentata un quarto d'ora. Quindi vuol dire che il mio corpo, poverino, mi sta chiedendo pietà e misericordia. In più, cioè, non sto scherzando, ma io sono alla seconda borraccia di tisana, perché praticamente io è da stamattina che ho freddo, ho pure acceso la stufa, però non so perché ho i brividi, ma non ho la febbre, questo va sicuro, non c'ho la febbre, è che proprio secondo me io tra ieri sera e stamattina ho preso il vento e il vento mi ha ammazzato e visto che siamo quasi a 36 anni, con l'anno nuovo sono 36, sinceramente piano piano mi stanno a venire fuori tutte. Poi
Sono quasi all'arrivo di quel periodo del mese, quindi potete capire benissimo come ce l'ho i nervi, ce l'ho a fior di pelle, e quindi qualunque cosa è un, cioè, tu mi fai così, appunto, in questo senso. Quindi niente, i figli sono di là, stanno guardando la TV, non so che cosa, e sinceramente non voglio neanche saperlo. Io per oggi pomeriggio voglio proprio stare tranquilla, non mi ammazzo, rompo pure la bottiglia, la seconda che compro. Voglio proprio stare tranquilla, non voglio proprio sapere niente. Mio marito doveva venire, non si sa che fine ha fatto, dovrebbe pure andare in palestra alle 8. Tu l'hai visto, io no. Arriverà prima o poi. Ah, chi lo sa. Ah, una cosa volevo dirvi prima di farvi vedere, insomma, quello che preparo per cena e come lo preparo. In questa settimana, anzi, veramente nelle scorse settimane anche, ho comprato dei libri. Allora, io sono un po' un'appassionata di libri, cioè compro libri e poi piano piano con il tempo me li leggo. Adesso sono in quella fase in cui li metto nel carrello di Amazon e devono star lì perché non me c'entrano più. Ecco, parliamoci chiaro. Però, visto che oggi mi è arrivato l'ultimo, non pensavo minimamente che fosse così bello. Avevo visto la recensione da Samantha di Chicchi Letture, però adesso ce l'ho avuto in mano, mi sono resa conto della bellezza proprio di quel libro, della fattura di quel libro. Comunque, detto ciò, volevo sapere se vi interessava un video sui libri. Sui libri che ho acquistato ultimamente, perché io sì, ve li ho fatto vedere un po', io ve li ho fatti vedere un po' a random durante un vlog, però non mi ci sono soffermata più di tanto, ecco. Però se vi fa piacere, fatemi sapere con un commentino qui sotto se vi interessano, magari ve li faccio vedere e poi col tempo vi dirò anche la mia recensione, volendo. Niente, detto ciò, vi saluto. E mi sa che è arrivato qualcuno.